ebbene sì, miei cari stringuelli, questo è Electric. Come avete appena potuto visionare, dobbiamo fare qualcosa per questa ragazza con evidenti problemi. Aprirò quindi un numero verde al quale potete donare soldi, veri soldi, che andranno direttamente a me e basta, ma che userò Sabrina e il suo stato mentale come scusa per diventare ricco. In realtà no. Siamo qui per vedere un altro fantastico disegno ispirato a questi momenti folli di Sabrina e quindi delle 50 sfumature di Sabri. Per chi non ne è, per chi non ne fosse a conoscenza, le 50 sfumature di Sabri sono dei semplici fumettini che ogni tanto faccio per il suo profilo Instagram e quindi anche per il mio. Sono scene riguardanti cose che le accadono, cose che io stalkerò, ma non perché sia un folle che stalkera per il gusto di stalkerare, magari sì, ma proprio perché ho questo obiettivo: estrapolare quello che secondo me è divertente e bello dai suoi momenti di vita quotidiana o quello che è e trasformarli e disegnarli magicamente, renderli indimenticabili, così che appunto nessuno dimentichi quella sera in cui Sabrina decise di fare un concerto per Bubi e poi anche per Zorro. Tutto ha avuto inizio con questa storia in cui appunto ha deciso di fare questo concerto. In realtà non so cosa avesse, fosse stanca, la stanchezza magari la trascinava, non so chi le ha dato mai questo strumento di tortura che è una sorta di microfono che finisce a megafono. Chi è stato non sa quello che ha fatto, perché ha ottenuto proprio questo. Raga, sono pronta, è 1:30 del mattino. Questo è il mio pubblico, c'è Bubi e nessun altro, e mi siederò in dei fantastici karaoke. Siete pronti? Ma la parte divertente che a me personalmente premeva di inquadrare, di disegnare, almeno la parte che a me ha fatto sorridere, è quella in cui stava cantando con questo megafono, microfono, gafono, microgafono, e a un certo punto si scaricano le batterie, al che ho pensato Bubi starà lì, ti dirà grazie Gesù, grazie Dio tu ci sei, tu a me ci pensi. Ma subito nella storia successiva ha detto vabbè, canto uguale, continuo, e Bubi avrà detto no Cristo, e fu così che proseguì la serata. Ragazzi, so che questo concerto vi sta piacendo da morire e vorrei dirvi che dovrei andare a letto, ma non è così perché continuerò ad esibirmi per voi. Grazie, grazie. Una canzone dietro l'altra, e voi, proprio voi che le avete dato corda, che avete alimentato la follia di quella sera, avete fatto nascere questo disegno, avete fatto nascere questo momento, perché poi lei accettava appunto le richieste di canzoni e è stato semplicemente leggendario, non so che altro dire. Un veliero di pirati veramente scatena, una ciurma irresistibile. A parte che sto prendendo il caricabatterie, sto anche cadendo, non so se vedete in che posizione io sia. È che mi sto scaricando il telefono, tra poco arriva Sasha e mi ucciderà, lo so già che mi ucciderà, aiuto, oh, domani ho Forlì. Mi preme dire, già che ci sono, in modo sincero e obiettivo, che Sabrina è una tra quelle personalità del tubo, ma in generale come influencer, che io personalmente stimo e ammiro di più. Mette sempre per primi gli altri piuttosto che se stessa, sempre prima l'amicizia piuttosto che il lavoro, e mi ha dimostrato più volte queste sue particolarità, e a maggior ragione trovo divertente, gioioso e soddisfacente dedicare del tempo a fare queste scene, a lavorare con lei in generale, e spero che se ne possano fare tante altre, che quindi lei continui a vivere suoi momenti folli, a postarli, a pubblicarli, così che io possa estrapolarli, rubarli e buttarli su una tavola digitale e farci un disegnino. E tra l'altro ci tengo a dire, qualcuno di voi quando l'ho postato su Instagram ha notato che qui ho utilizzato qualche tecnica di colore un po' diverso, perché di solito le 50 sfumature di Sabri, che cosa faccio? Faccio il disegno, inchiostrazione, colori piatti e metto un semplice layer, un semplice livello di ombre e luci, non molto complesso, un po' come faccio su SuperTuber, serve molto a risparmiare tempo, ma questa volta ho deciso di no. Qual è stato il problema? Che io per fare questa tavola qui dietro, questo bel fumettino che tanto vedete, ci ho messo un giorno intero, perché invece mi sono dedicato molto al colore e sto sperimentando cose nuove. E in questo senso mi sento di nominare un'altra youtuber, un'altra personalità che personalmente mi stimola, che è appunto Karen Lullabina, Ninna Nanna, che ha condiviso con me il profilo di una disegnatrice del 95, quindi pure 5 anni più giovane di me, e la cosa già mi fa sentire in difetto. Questa disegnatrice, bravissima, Sasuki95, mi sembra
sembra si chiami su Instagram. Adesso se Frank o me stesso del futuro si ricorderà, farà vedere qualche suo disegno qui che scorre dietro questo muro trasparente. Praticamente lei si dedica soprattutto a anime, disegni molto manga, kawaii, super bellissimi, e sono per più che altro disegni molto statuari, no? Ci sono due tipi di disegni in questo caso, mi sento di dirvi. Quello un po' statuario della persona figa che sta così super coloratissima, super figa, un po' come i disegni di questa Sasuke, e poi ci sono quelli più simili ai miei che io avendo studiato soprattutto fumetto, tendo molto più spesso a buttarli in una determinata atmosfera, con una certa luce. Quando vediamo i disegni ad esempio di Sasuke, non vediamo dei disegni in cui la direzione della luce è chiara, è un po' una luce generica. Infatti lì si parla di shading, il shading è quando noi andiamo a mettere qualche sfumatura per far capire che massa c'è lì, no? Tridimensionalmente parlando. Quando invece io faccio un disegno più a livello narrativo, fumettistico, lo butti in un'atmosfera con una certa luce che dici tu, una che mi arriva di qua, un'altra di riflesso un po' più fredda di qua, quindi luce calda, ombra fredda e così via, per dare una certa atmosfera, che è quello che faccio per esempio con i super tuber. Se notate, nei super tuber c'è sempre nel super cattivo una luce che viene dal basso, perché dà questo senso un po' di cattiveria, di violenza, di, non lo so, di brutalità, e invece quella dei supereroi è sempre un po' dall'alto, è sempre più calda, è un po' più luminosa appunto, e quindi la scelta della luce va a influenzare per forza di cose quello che noi vogliamo trasmettere attraverso quel dato disegno, cosa che per esempio questa Sasuke non fa, ma che mi ha comunque si è attirato moltissimo proprio per la qualità magnifica del colore. E io ultimamente sto litigando molto con me stesso con il colore, seriamente, più o meno una volta l'anno io affronto dei periodi di miglioramento, mi prendo un po' di tempo per me, con ad esempio dei fumetti, ho comprato dei fumetti nuovi, sto lì, copio qualcosa, studio qualcosa, cerco di capire come ho ottenuto quel risultato e provo, ritento, sperimento cose, e dopo questo periodo di miglioramento il mio stile avrà, non dico ottenuto una marcia in più, ma sarà migliorato, si sarà evoluto, non lo so se è migliorato o peggiorato. Non a caso sempre qualcuno di voi ha notato che alcuni dei miei disegni supertuber, anche se volevano essere di stile marvelliano, comunque sia americano realistico, hanno dei tocchi manga, un po' anime, perché proprio quest'ultimo anno sono stato molto a disegnare quel genere lì, l'anime manga, lo sapete, chi sta su questo canale lo sa, avrà visto che mi diverto molto anche su quel campo, e sto cercando una via di mezzo. Io voglio che il mio stile sia una via di mezzo, vorrei che il mio stile sia estremamente versatile, vorrei di riuscire a disegnare un anime super kawaii come questi qua di Sasuke, come un disegno marvelliano super realistico con un sacco di nero, di inchiostro deciso e potente, quando dico io, come dico io e se scelgo io, e magari uniformare, mischiare due stili e ottenere qualcosa di particolare, anche se ultimamente tendo molto più facilmente al manga barra anime, non so perché, mi ispira molto, cioè, come l'esempio di Sasuke che consiglio a tutti di seguire, i suoi disegni sono proprio carini, ma sai che vuol dire carini? Proprio di quelli che li vedi e dici wow che carini, ma sono così colorati e bellissimi, cosa che a volte può entrare in contrasto con me perché io sono una persona amara e cattiva, ma questa è un'altra storia. Un'altra cosa molto interessante che trovo di questo Sasuke, questa Sasuke è una femmina, Cristo, è che ogni tanto quando lei ha bisogno di soldi, letteralmente, perché magari, che minchia ne so, ci avrà le sue spese sta ragazza, no? Lei fa questi post temporanei sul suo profilo in cui dice sono aperte le richieste, fa dei periodi in cui magari sei più libera o libero, nel mio caso, lavorativamente parlando, e ho pensato di poter farlo anch'io, però prima vorrei capire da voi come lo prendereste un affare del genere. Immaginatevi, io faccio un post domani, oggi, non lo so, in cui dico le richieste sono aperte, ok? Disegni singoli, mi dite il personaggio, che siate voi, che sia un personaggio anime, quello che è, cioè mettere delle regolette, mi dici il personaggio, la posa, qualche dettaglio su come lo vuoi, prezzo di base 50, pulito, basta, niente di più, niente di meno, colorato, alta risoluzione, digitale, poi lo potrai usare per le magliette, sfondo del desktop, quello che diavolo vorrai, una stampa in camera tua, non lo so, però aprire un po' questi post che poi cancellerò, tipo ora sono aperte le richieste, per una settimana, due, lavoro un po' delle richieste per accumulare dei soldini, ovviamente fatturati, legalmente recepiti con ricevuta, perché ho partita IVA grazie, e questo mi permetterebbe di riempire quei momenti apparentemente vuoti, anche se ultimamente non ne ho per niente, per accumulare qualche soldino, perché qui ci sono bollette da pagare, ci sono cose da pagare, oh sì, ho un figlio da mantenere. Io mi sorprendo ancora dopo un anno che dico su questo canale che ho un figlio, che si chiama appunto Electric Topi in modo carino, perché non voglio renderlo troppo pubblico, censuro sempre il suo viso su Instagram eccetera. Beh sì, mi sorprende che ancora ci sono domande, però ma hai un figlio? Sì, ho un figlio, e sì, mi piace dirlo senza la you, perché mi fa ridere come viene fuori
Filio, quindi essendo un lavoratore, un disegnatore di professione che ogni tanto bazzica su YouTube per pura creatività, per pura gioia di... non lo so, YouTube è la mia cameretta dove quello che ho in mente faccio. Non ha niente a che fare con il lavoro, è solo mio. È per quello che a me serve, no, YouTube, perché magari per lavoro ti può capitare di fare cose che non ti fanno impazzire, o magari che non ti appagano, o che non sono proprio una tua idea, è una direttiva. Allora, in questo caso c'è YouTube, dove io esplodo con la mia creatività e faccio cose, ma non so che discorso del cacchio sto facendo, se non che, essendo un lavoro, io direi, potrei fare un affare del genere. Richieste aperte per la prossima 2 settimane, scrivetemi in direct cosa volete, pagamento via, non so, bonifico, PayPal, non lo so come si può fare, mi dovrò informare, ma ecco, se ci sono molti di voi interessati, potrei anche pensare di farlo, quindi lo chiedo a voi. Secondo voi è una bella idea? Volete dei disegni tutti vostri, personalizzati, col personaggio che volete, con voi stessi, con vostra mamma, con vostro fratello, il regalo per mia nonna che compie 90 anni, disegna mia nonna vestita da Naruto, anche se sarebbe un po' ambiguo, ma fa ridere. Puoi scegliere lo stile, se marvelliano, americano, insomma, realistico, o molto manga, anime, kawaii, quello che volete, direi io. Io ci proverei, però prima, ecco, di provare, preferisco appunto chiedere qui, su questa platform, nella mia cameretta, voi che state dentro questa mia cameretta ora, che ne pensate? Per favore, esprimetemi i vostri pensieri qui sotto nei comment house. Io vi apprezzo, vi stimo, vi incoraggio, perché parlo come il Capitan Ventosa, ma ovviamente se avete amato, apprezzato questo disegno, questo video, mostrate tantissimissimo amore, amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, perché sto cantando, vedi, adesso Sabrina mi ha attaccato il canto, Cristo. Voglio andare dove mi va, se, e non fermarmi qua. A parte questo, Sabrina, continua così, continua a sperimentare la tua follia, io la prenderò e la trasformerò in questo, ed è figo, se posso dirlo, è figo, è divertente e mi fa sperimentare con nuovi stili, perché come ho detto, in questo disegno ho sperimentato con un nuovo tipo di colore, nuove tecniche di colore, ed è sempre grazie alle persone che mi stanno intorno, che mi stimolano, che mi caricano e che mi fanno venire voglia di migliorare, tra cui anche voi bambini. E la chiudo qui, semplicemente dicendo, beh bambini, ricordatevi almeno, non vi scordate, vi prego, date un valore a quest'uomo ricordando il suo nome, che è Electric. E ok, dopo aver cantato per un'ora e avervi rotto le palle per un'ora, forse è il momento che io vi lasci un po' in santa pace e vi lasci dormire. Ricordatevi che vi voglio bene e che ho le lentiggini. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole, tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Magica è la tua vita, Sabrina, e accanto a te